cari amiche e cari amici, buon H24. Vi ricordo che vi saluto in questo modo perché questa rubrica è sul sito del Quotidiano di Sicilia per 24 ore e ci sarà per mercoledì 16 giugno, cioè oggi. Ritorno sulla questione che ho trattato ieri sotto un altro punto di vista, cioè la questione della sistemazione dei precari, che ovviamente è una sistemazione a danno dei siciliani che precari non sono, ma questa volta da un punto di vista abbastanza diverso, cioè la questione del costo dei servizi pubblici che devono essere prodotti e resi ai cittadini dalla regione, dalle province e dai comuni. I servizi pubblici sono misurabili in termini di efficienza attraverso dei meccanismi di organizzazione che chi si occupa di direzione dovrebbe conoscere, e noi vorremmo sapere quanti dirigenti hanno il master in organizzazione, sia in preso in Italia o preso negli Stati Uniti o in un'altra importante università europea. Se non si conoscono i principi e i fondamenti dell'organizzazione, nessun sistema di risorse umane, finanziarie e di strutture può funzionare. Orbene, per far funzionare un sistema di servizi è necessario il cosiddetto piano industriale. Ne ho già accennato qualche altra volta, cioè dire quel piano nel quale sono fissati gli obiettivi, sono fissati i mezzi finanziari per raggiungere gli obiettivi, quali e quante risorse umane e professionali servono, quali strumenti, quali strutture, e soprattutto è fissato un cronoprogramma, vale a dire un percorso nel quale sono stabiliti i tempi di realizzazione dei subobiettivi che portano all'obiettivo finale. Tutto questo non c'è nella regione siciliana, non c'è nelle province, non c'è nei comuni siciliani. Allora io chiedo ai responsabili: in base a quale meccanismo, a quale procedura voi avete determinato che nella regione occorrono 15.600 dipendenti e non 25.000 o 5.000? In base a quale piano nel comune di Catania si dice che ci servono 3.700 dipendenti e non 2.000 come per esempio nel comune di Bari, che ha più abitanti di Catania? In base a quale ragionamento una qualunque amministrazione locale stabilisce il numero dei dipendenti se non sa qual è il piano industriale, quindi se non ha stabilito prima quali sono le figure professionali che servono per produrre quei servizi? Il ragionamento è estremamente semplice e si tratta solamente di attuarlo. Chi non seguisse questo meccanismo non farebbe altro che proseguire un sistema di sprechi e di clientelismo che non dà nessun beneficio ai siciliani, e i siciliani invece hanno diritto di sapere che i propri soldi sono spesi bene. Vi saluto, alla prossima. QDS, Quotidiano di Sicilia, da 30 anni, la tua buona informazione quotidiana, dal martedì al sabato, in edicola.